Ci puoi spiegare in che cosa consiste questa giornata, insomma, dedicata alle confraternite? È stata una giornata di raduno di tutte le confraternite della diocesi di Castellaneta con l'assistente ecclesiastico, dovrei essere io, della Confederazione delle Confraternite di tutte le diocesi d'Italia. Ci siamo riuniti qui per cercare di capire come la fede, in questo anno della fede, deve rianimare dal di dentro le tradizioni popolari, le tradizioni della pietà popolare che le confraternite portano avanti. Capire come ogni confraternita deve lasciarsi rieducare dall'ascolto della parola di Dio, dalla catechesi, come ogni confratello, consorella deve testimoniare una vita forte di cristianesimo che sia lode a Dio e anche attenzione per gli altri nella carità. Le confraternite nascono per questo, per dare lode a Dio e legandosi anche alla liturgia e ai momenti di culto della Chiesa e vivere la carità, l'attenzione verso i fratelli, verso i più poveri. Credo che in un momento come questo anche ce ne sia tanto bisogno di attenzione ai poveri da parte della Chiesa. E poi sarà un modo anche per celebrare la Madonna delle Grazie nel giorno della Visitazione, il 31 maggio, il giorno in cui veramente la Chiesa celebra la visita di Maria a Santa Elisabetta, la cugina Elisabetta, Maria che si lascia muovere, come si muovono i nostri confratelli e consorelle nelle loro processioni, ma non per un movimento così su se stessi, ma per andare dalla cugina Elisabetta, bisognosa di carità, perché anche lei è rimasta incinta, anziana, lei che era sterile, di Giovanni Battista. E quindi ricorderemo anche come è necessario muoverci anche noi per andare incontro a chi ha bisogno dell'aiuto, della solidarietà degli uomini. Vuole a tal proposito lasciare un messaggio ai giovani della città, insomma. Volentieri, un messaggio ai giovani, diciamo, appartenenti, a quelli che si sentono vicini alla Chiesa, nel dire continuate a scommettere su Cristo, continuate a fidarvi di Lui che è l'amico dell'uomo. A chi è più lontano direi avvicinatevi a Cristo, non abbiate paura di dirvi cristiani. E i vostri genitori, i vostri nonni appartenevano alle confraternite, si facevano vedere anche con degli abiti particolari. Forse a voi non è chiesto questo, ma fatevi vedere con l'abito del cuore, veramente cristiani, veramente amici di Dio, Dio che è amico dell'uomo, che si prende cura dell'uomo, che vuole che l'uomo viva relazioni buone, pure, belle con gli altri, viva una vita onesta, impegnata per il bene appunto e la lode di Dio e dei fratelli. È l'augurio che faccio ai giovani di Pallagianello con un saluto affettuoso, anche sapendo che i giovani sanno sempre rispondere con grande generosità più di quello che in genere il mondo degli adulti si aspetta. Confido molto in loro. A Gesù Cristo, a Palacene. Poi c'era niente di oggi, facevo tali cose. La Madonna. Direttamente, perché diciamo, è la festa della Madonna. Abbiamo fatto un pezzo, diciamo, di musica italiana tranquilla. Abbiamo fatto un pezzo della Madonna, diciamo. Facciamo un pezzo delle cozze e ecco. Sono pazzo. Ecco, questo andando verso le cozze. Perché è rivolta a ella, perché se non
Mario, Mario, buongiorno, buongiorno Mario, buongiorno. Allora, hai fatto qualche acquisto stamattina? Non c'è una lì. Non c'è una lì, non hai comprato manco un cuzzolicchio, niente, non hai comprato niente. L'euro, non c'è un euro. Non c'è un euro, con un euro non hai comprato niente, non hai proprio niente, manco uno spicciolo bucato. Sono venuto per vendere mia moglie. Per vendere tua moglie, bene, signora. Non comment. No comment. Auguri a tutti. Grazie. Buongiorno, 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 Domenico, Domenico, buongiorno. Beh, hai fatto qualche acquisto stamattina? Sono appena arrivato da scuola, quindi da lavoro, quindi non ho ancora avuto modo di acquistare nulla. Quindi non hai visto neanche una bancarella? Due ne ho viste. E in quelle due qualche cosa ti è piaciuta? No, perché ho visto degli animali in gabbia, quando vedo gli animali in gabbia non sono molto contento, però vabbè. Giustamente, diciamo che è un animalista, un animalista. No, non mi piace definirmi così, mi piacciono gli animali, però non mi è piaciuta questa cosa, però il resto va benissimo. Quindi la festa ti piace, la fiera? Sì, assolutamente, assolutamente. Ok, grazie Domenico. Buongiorno, buongiorno Davide. Allora, sei appena arrivato? Appena sveglio. Appena sveglio? Sì. Quindi hai fatto le ore piccole? Abbastanza, abbastanza. Ci sta pure piovendo, sei arrivato proprio quando sta piovendo. C'è chi porta il sole e chi porta l'acqua. Hai intenzione di acquistare stamattina? Devo acquistare la felicità. Puoi andare da Don Nuzio. Va bene, allora hai intenzione di acquistare stamattina? Sì, sì, sì. Qualche animaletto, sai, ho visto che ci sono le tartarughe. Ah, quindi acquisti qualche tartaruga? Sì. Ah. Ok, grazie Davide. Ciao. Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, hai fatto qualche acquisto stamattina alla fiera? Assolutamente no, ancora. Non ancora? Non ancora, dai. Ma tu da stamattina stai qua da che ora, scusa? 11:30. 11:30, non hai acquistato niente? Assolutamente. Neanche una padellina, un oggetto in ceramica? No, 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 nulla, nulla. Faccio solo acquisti palagianellesi, solo. Acquisti da commercianti locali. Ah, quindi dalle bancarelle niente? Niente, niente, sottraggo l'economia al paese. Quindi la festa ti piace, com'è? Bella? Sì, no, è una bella iniziativa, mi aspettavo il tema di viaggio e turismo, è un gran bel mercato. Ok, grazie, grazie. Buongiorno signora! Buongiorno! Ha fatto degli acquisti stamattina? Ho preso... i mutanti. I mutanti. I mutanti, allora dal pianeta? I mutanti. Signora, vediamo cosa ha acquistato stamattina, vediamo. Allora, una fascia per il ginocchio, un cuscino e... i pannolini. E i mutanti. Il tempo non è dei migliori, ma stamattina è riuscita nel suo intento, giusto? La voglio. E anche la panciera. Anche la panciera. Possiamo dire che la signora Nina, stamattina alla Fiera Madonna delle Grazie, ha acquistato alla grande. Fa un saluto alla redazione Vivi Palagianello. Viva Palagianello! Grazie. Il nostro amico Pino, presente già nella festa patronale Madonna delle Grazie, è qui con noi anche questa mattina alla Fiera Madonna delle Grazie. Ma anche sempre della Grazia? È sempre della Grazia. Pino, buongiorno e bentornato alla festa Madonna delle Grazie. Buongiorno ragazzo. Allora, questa mattina hai venduto qualche cosa? Pure sì, ho venduto, sì. Borse, borsettine? Sì, sì, quello che io vendo. Quello che mi ha dato il Signore. Ah, quello che ha dato il Signore, benissimo. Ma il tempo, dice, fino a stasera permetterà... Siamo fortunati che si piove, perché ci sono altri paesi che sono rimasti 10 anni, 20 anni senza piovere. Hai sentito Sudan? Da 50 anni non è mai piovuto. Mai piovuto. Allora, siamo fortunati, dai. Ringraziamo il Signore. Ok, grazie Pino. Ci vediamo sempre l'anno prossimo. Va bene, dai. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Grazie. Buona festa. Don Nunzio, buongiorno. Buongiorno a te. Prima fiera Madonna delle Grazie. Da dove è nata questa idea? È nata dal fatto che ho notato che nei paesi vicini il giorno dopo la festa patronale c'è sempre una fiera. Palagianello non aveva niente. Allora da un po' di anni ci stavo pensando e quest'anno siamo riusciti a realizzarla.
perché c'è tutta un'altra fila burocratica per avere l'autorizzazione dalla Camera di Commercio che abbiamo avuto quest'anno. Quindi è stato scelto questo posto in onore della Madonna? Senz'altro, perché questo piazzale è abbastanza ampio e poteva, ecco, avere la possibilità di poter iniziare questa fiera. Naturalmente io ho voluto che si realizzasse, e l'ho messo anche nel manifesto, Fiera Madonna delle Grazie, viaggi e turismo, perché vogliamo che nei prossimi anni si incrementi soprattutto, ecco, quelle attività turistiche della zona o anche della Puglia stessa. Difatti ho messo anche il sito sul Sagra in Puglia, ecco, si può andare a vedere che c'è anche Palagianello per quest'anno. Va bene, grazie Don Nunzio.